Milan-Perugia finisce come i giocatori delle due squadre, i dirigenti e i tifosi avevano auspicato. Con lo scudetto del Diavolo, il sedicesimo e il sesto della gestione Berlusconi, e con la salvezza degli Umbri che perdono sul campo ma vincono ai punti la sfida a distanza con la Salernitana. E così Zaccheroni fa centro al primo tentativo, così come aveva saputo fare 11 anni fa il suo più celebre corregionale Arrigo Sacchi. C'è grande soddisfazione, normale che così sia. Ovviamente è il coronamento di un sogno. Ma ritorniamo a bomba all'inizio di questa gara che curiosamente si concluderà con lo stesso risultato e con gli stessi marcatori della partita dell'andata. Il Perugia appare inizialmente minaccioso in virtù di una stupenda volée di Petrachi di poco alta al cospetto di un Milan più forte e più manovriero. Milan che conquista il vantaggio dopo una decina di minuti grazie ad una bella impostazione di Boban e ad una conclusione un po' sporca di Guglielmi Impietro che batte Mazzantini con la complicità di una quasi impercettibile deviazione di Olive. E dunque subito in discesa la strada che condurrà allo scudetto, anche perché il Milan è assoluto padrone del campo contro un Perugia che non solo non riesce a reagire, ma subisce continui assalti del più forte avversario. E così assistiamo ad un palo clamoroso di Albertini a portiere battuto, ad una sontuosa combinazione Boban-Birov sventata da Mazzantini, ad un bolide a pelo d'erba di Eldek deviato in calcio d'angolo dal bravo portiere umbro. Ed è proprio sugli sviluppi del susseguente corner battuto da Albertini che Birov, maglia numero 20, realizza il suo 20° centro in questo suo primo campionato rossonero. Partita chiusa? Sembrerebbe di sì, se non che due minuti dopo il gol, siamo al 33°, Sala trattiene Rapalic e Braschi concede il rigore che Nakata trasforma riaccendendo così le speranze di pareggio della sua squadra. Prima del gran finale del tempo, nel segno di Milan, Rapalic, Boskov sostituisce Matrecano tra l'incredulità generale dei suoi giocatori e il capitano lascerà il campo in lacrime. Dicevamo di Milan, Rapalic, per due volte prima del riposo mette alla prova la reattività di Abbiati, da prima su calcio di punizione, quindi scagliando verso la porta rossonera una respinta di Sala. Inizia il secondo tempo, anzi non inizia perché i tifosi della curva del Perugia sanno che potrebbe tornare utile cominciare, anzi finire con un po' di ritardo. Tra fumogeni, petardi, un inserviente stordito, la rete da riparare passano oltre 10 minuti. E dopo pochi secondi dal via Caviere sa la palla buona dopo un rimpallo con Costa Curta, ma la sua conclusione mancina è di poco lato. Intanto, mentre la gara prosegue, le emozioni arrivano via radio da Piacenza e da Roma, mentre Boban lancia Uea, bloccato da Mazzantini. E continuano a rincorrersi le notizie dai campi che interessano a Milan e Perugia, mentre Boban dispensa palle gol a ripetizione. Il destinatario degli assist del croato è sempre Guli, che in più di un'occasione si avvicina alla rete del 3-1. Prima della fine, mentre entrambe le squadre scherzano col fuoco, un gol del Perugia o uno della Salernitana vanificherebbe gli sforzi delle due contendenti, Bucchi impegna Abbiati in una parata dir poco prodigiosa. Giunge poi la notizia che a Piacenza è finita e allora è festa grande per tutti. Per il Milan è scudetto, per il Perugia è salvezza.